L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa, così il Salmo 143. E ancora, l'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come il fiore del campo egli fiorisce, ma se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Così il Salmo 103. Mi dicono questi due salmi che l'uomo vive nel tempo e del tempo, un tempo che si snoda in giorni, settimane, mesi, anni. In questo momento il salmista mi invita a riservare una piccola meditazione sui miei giorni, perché ne colga in particolare la brevità e la fragilità. L'uomo viene infatti fotografato con immagini quanto mai eloquenti e forti. È come un soffio, è come un'ombra. È come un soffio, qualcosa che scorre veloce. È come un'ombra, qualcosa che passa quasi inconsistente ed è destinata a dissolversi. Un'altra immagine ancora, quella dell'erba del campo e del fiore che fra di essa fiorisce. Ma il verde e il fiore mi parlano di vita, di una vita che si sviluppa e cresce e che ha nel fiore il momento nel quale può mostrare la sua bellezza e tutto il suo fascino. Ma di nuovo, con l'aspetto della brevità, compare ancora quello della fragilità, compare come una vita stroncata e che lascia il vuoto. Lo investe un vento e non è più. Ma a franare non è solo il fiore, ma è anche lo stesso posto che occupa. Chi ormai può riconoscerne la dimora di un tempo? Mi viene una domanda. Sì, la vita dell'uomo è breve, è fragile, ma che cosa essa nasconde e sprigiona per il futuro supremo? Io rispondo. L'eternità e la felicità come vertice dell'amore.